Buonasera, benvenuti al Super 3 Giornale. Apriamo questa edizione tornando a parlare delle bancarelle posizionate agli angoli delle principali strade nel cuore di Roma. Ieri il sindaco Veltroni ha firmato l'ordinanza che per motivi di ordine pubblico prevede lo sgombero di 11 chioschi. Oggi si è svolta l'operazione di rimozione tra le proteste degli ambulanti. Una fioraia si è cosparsa di benzina e ha minacciato di darsi fuoco. I particolari da Francesco De Capitani. Cambiare rotta è la parola d'ordine in casa della Capitolina, che a 3 settimane dall'inizio del campionato Super Ten si trova in fondo alla classifica, ferma a 0 punti. La squadra è partita oggi alla Volta di Rovigo, dove domani alle 16 è attesa per la 4ª giornata di campionato. Tante le novità nella formazione titolare, come l'ingresso dal primo minuto di Bussos e Haidar, confermato Bocchino in apertura e Rebecchini dopo la buona gara giocata contro Calvisano. Fiducia incondizionata da parte di Rubio a tutta la squadra. Il tecnico vorrebbe una prova di carattere in grado di invertire il trend negativo di queste settimane e anche continuità di gioco. La grinta, ha detto Rubio, non ci manca. Dal punto di vista tecnico dobbiamo continuare a migliorare. Atmosfera diversa si respira in casa della Rugby Roma, che domani al Tre Fontane ospita Casinò di Venezia. Rispetto alla gara giocata a Padova una settimana fa, ci potrebbero essere alcune variazioni nel 15 titolare, tanto per cominciare la presenza dal primo minuto del numero 8 Todd Oliver, debutto stagionale per lui, così come per il mediano di mischia Riccardo Casasanta, che comunque partirà dalla panchina. Unico assente certo è Alessio Murazzani, ancora dolorante per un risentimento muscolare. Bordon si aspetta un'altra prova d'orgoglio dopo la bruciante sconfitta ottenuta contro Carrera Petrarca. Il botteghino aprirà alle ore 15, fischio d'inizio alle 16. Bentornati a questo appuntamento di Quarto Tempo. Come dicevi, Roberto, gran bella vittoria della futura Parker Rugby Roma, che sabato ha bagnato con questi 5 punti più il bonus il suo esordio casalingo in top 10. Un ritorno in grande stile. Quarto Tempo però non si occupa soltanto di rugby. Nel corso della stagione avremo modo di affrontare tutti gli altri campionati: pallavolo, basket, pallanuoto, che tra l'altro stanno per iniziare. Esatto, domenica appunto si apre con il volley con la M. Continua ad allungarsi il triste elenco delle morti bianche. Oggi un operaio di 22 anni è deceduto a causa delle gravi ferite riportate in seguito ad un incidente avvenuto in un cantiere a Cecchina, vicino Roma. Il giovane, durante la fase di scarico di grossi tubi, è stato colpito al petto proprio da uno di questi. Trasportato all'ospedale di Albano Laziale, è morto subito dopo il ricovero. L'operaio era dipendente di una ditta di appalto incaricata della realizzazione di un impianto fognario. Sull'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo e gli ispettori del lavoro. Un po' di timore c'è, ma ci passano sopra per necessità i tanti romani che oggi sono saliti sulla metropolitana. Sono meno degli altri giorni e sono concentrati soprattutto nelle carrozze centrali dei treni. Il servizio della linea A è tornato in funzione regolarmente questa mattina alle 7:30. Questa è Piazza Vittorio il giorno dopo l'incidente tra i due treni della metropolitana. Come vedete, tutto è tornato quasi alla normalità, la circolazione stradale è ripresa normalmente. L'unica ad essere ancora chiusa è la stazione della metropolitana di Piazza Vittorio, dove stanno ancora lavorando i vigili del fuoco e gli uomini della società Metro. I treni coinvolti nell'incidente sono stati rimossi questa notte. La stazione Vittorio Emanuele sarà riaperta domani mattina a partire dalle 5:30. Oggi i treni sono passati senza fermarsi. L'ATAC ha attivato dei servizi di bus navetta, mettendo in campo 110 mezzi. Intanto nel vicino commissariato Esculino, in via Petrarca 7, è continuato per tutto il giorno il viavai di passeggeri e parenti di feriti per recuperare gli oggetti abbandonati nella fuga all'interno della stazione e dei vagoni. Ci sono diverse borse, libri, occhiali da sole, cellulari e anche carte di credito. Bene, questa era la nostra ultima notizia. Io mi fermo qui, vi lascio le previsioni meteo per la giornata di domani. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata su Super 3.